Benissimo, eccoci arrivati al primo appuntamento dopo il coffee break. Il talk di Fabrizio Manfredi e Federico Mosca, uno sguardo all'interno di Lenten Press. Prego. Allora, beh, come già stato detto, il mio nome è Fabrizio Manfredi, Full Holman e Federico Mosca. Presentiamo questo file system distribuito, che vuole essere oggi più un cloud storage. La presentazione è divisa in tre parti, una breve introduzione sui motivi e una parte centrale più corposa che descrive le soluzioni tecniche adottate. Allora, perché abbiamo iniziato il progetto? Sostanzialmente perché credo che tutti abbiano idea che lo storage è un punto fondamentale e oggi è sempre più utilizzato da differenti dispositivi, i telefoni, le macchine fotografiche, le televisioni, e sempre più è online. Ci sono delle stime che dicono che a breve andremo a zettabyte, no? Cioè quello che oggi stiamo, che abbiamo immagazzinato oggi, è il 2% di quello che avremo nel 2020, cioè c'è sempre più necessità di immagazzinare informazioni. Questo numero, se lo immaginiamo con le tecnologie che abbiamo oggi, probabilmente è difficile ottenere questa capacità di storage, no? L'idea del REST-FS è, prima di tutto, è creare un software disponibile a tutti, perché oggi prevalentemente Dropbox, S3, G-Drive e gli altri sono soluzioni che si possono utilizzare, ma non si può avere il software, non posso farne uno io. Non so se ha senso, però questo fatto di non averne uno mi infastidisce un po'. Quindi la prima idea è costruire e realizzare un software che è in grado di implementare un cloud storage. La seconda è quella di poter testare nuove tecnologie, nuovi paradigmi, nuove modalità, in modo funzionale, fare un grande framework che ci permetta di facilmente provare le nuove tecnologie e le nuove idee che stanno venendo. Questo oggi non esiste un file system che è facilmente pluggabile, per esempio. I principi su cui siamo partiti, questo è, ormai oggi è quasi assodato che è molto più facile muovere la computazione che muovere i dati. Vedremo che da questo principio sono derivate tutta una serie di implementazioni all'interno del REST-FS, cioè fare più possibile, trasferire il meno possibile. Un'altra famosa frase di Werner Vogel di Amazon è che i failure accadono ogni momento e quindi ce li dobbiamo aspettare. E quindi dobbiamo disegnare qualcosa che sia in grado di sopravvivere a qualunque fermo. Un'altra idea interessante e che oggi viviamo è il problema del legacy. Cioè, sempre più noi realizziamo qualcosa, questa rimane per anni e poi la buttiamo via e ne rifacciamo una nuova. Charles Fowell, sfortunatamente, è un Ruby guy, quindi ha fatto delle presentazioni nelle conferenze di Ruby, ha sviluppato un concetto molto interessante, un po' legato alla cellula, cioè il corpo umano ogni giorno muoiono migliaia di cellule e vengono rigenerate. Eppure, vabbè, io ho più di 30 anni, non sono legacy, spesso e volentieri un software di 5 anni è legacy. Quindi come avviene questa cosa qui? Come il corpo sopravvive nonostante la grande morte? Con le cellule che si rigenerano, piccoli elementi che si possono sostituire velocemente. Questo concetto è sicuramente trasportabile nel mondo del software. Avere piccoli elementi che si possono evolvere indipendentemente dagli altri e sostituire. Da questi principi siamo partiti con quest'idea del REST-FS. Inizialmente siamo partiti più come un clone dell'S3, ma piano piano che abbiamo sviluppato ci è venuta sempre più voglia di introdurre nuove idee. Come per l'S3 abbiamo tre elementi principali. Probabilmente l'S3 non ha il concetto di cella, o comunque non ce l'ha, che noi lo possiamo vedere. La cella è un insieme di server dove vengono memorizzate le informazioni. Le informazioni sono raccolte in bucket e il nostro dato è contenuto in un oggetto, quindi non abbiamo file. Noi tendenzialmente cerchiamo di pensare ad oggetti che vengono memorizzati in bucket,
che sono distribuiti in celle. Questo per poter distribuire tutti gli elementi. Quindi come S3 noi siamo basati su un'interfaccia HTTP REST, abbiamo un'interfaccia compatibile e quindi la parte bucket SL è nel domain name e la parte object è nella parte URL, nel path. Abbiamo un nostro protocollo, sempre basato su HTTP, WebSocket attraverso delle chiamate RPC, perché il WebSocket ci permette di mantenere una connessione aperta, e anche noi abbiamo mappato gli stessi oggetti. Gli oggetti rimangono sempre gli stessi, la cella, il bucket, l'oggetto. Questa è l'idea di base. Gli elementi, i principi su cui, che vi ho mostrato prima, sono stati indirizzati in 5 aree. Gli oggetti, quindi abbiamo cercato di separare il più possibile, separare i dati dai metadati e anche gli stessi metadati scomporli in operazioni per renderli indipendenti, parallele. Abbiamo cercato di versionare e marcare ogni elemento per evitare il trasferimento. In questo modo è possibile matchare, cioè è cambiata l'informazione? Sì, no. Cose più veloci che trasferire completamente. Sempre per la base del è più facile muovere la computazione che muovere i dati. Sempre per facilitare e ridurre il trasferimento dei dati, abbiamo realizzato, nel caso del client dedicato, delle cache persistenti sul client, che lavorano grazie alla differenza, perché abbiamo l'hash di ogni componente, abbiamo il seriale di ogni componente, possono trasferire solo quello che è cambiato e risincronizzarsi anche più velocemente. Inoltre abbiamo delle callback. In questo modo io non devo continuare a pullare. Chiedo una callback, cioè una garanzia che il dato non cambi, e nel momento in cui cambia vengo notificato dal server. Quindi evito anche del traffico di rete. Questo è perfetto per le WAN. La trasmissione dei dati è parallela sulla parte dei dati, avviene attraverso HTTP, quindi non ci sono problemi sui firewall, può essere compressa e soprattutto avviene tutto attraverso differenze. La distribuzione dei dati è come primo alto livello data dal DNS, che è il sistema distribuito per eccellenza. Abbiamo l'URL, quindi il DNS mi ritorna la cella, non mi ritorna il server, mi ritorna la cella. Poi vedremo in maggiore dettaglio. Il dato viene poi distribuito su più server, può essere distribuito su più server, questo come anche il data replication, dipende dalle caratteristiche e dai valori che io configuro nel sistema. A livello di sicurezza ci appoggiamo sulla parte di autenticazione su sistemi esistenti, o out in modo particolare, quindi uno se ha un account a Facebook, Twitter o Google può utilizzare tranquillamente, quindi si può evitare di immettere nel sistema le password. Abbiamo delle ACL estese e possono anche essere riconfigurate, quindi fare delle nuovi tipi di controllo. Abbiamo la federazione, abbiamo anche l'amministrazione delegata, cioè poter delegare il controllo di determinate parti amministrativamente a persone che non sono amministrativi. Come funziona? Diciamo più o meno come l'S3, in questo caso, io ho l'URL, richiedo al DNS l'IP, il DNS mi ritorna una lista di IP, che sono gli IP di cella. Contatto la cella, che può essere uno o più, e da questa ottengo una lista di server. Quindi ho due livelli di distribuzione. Più esattamente, io contatto dalla cella una serie di server che sono i database server di cella, che mi ritornano i componenti della cella. Da questa posso costruirmi una lista sul tempo di risposta e anche sui carichi, e quindi avere una lista di server preferiti. E anche la parte di alta affidabilità, in parte anche nel client. Se perdo la connessione verso un server, il client ne apre una nuova verso un altro. Quindi è il client che gestisce parte dell'alta affidabilità. Gli oggetti, ho già detto che sono divisi, principalmente sono divisi in due parti, in metadati. Nei metadati abbiamo le proprietà, nelle proprietà c'è se il dato è compresso, il content type, la dimensione e altri proprietà, diciamo, importanti per la gestione del sistema.
le ACL, le proprietà estese che possono essere definite dall'utente. L'utente può caricare qualunque proprietà che vuole. I segment, i dati vengono divisi in blocchi, i blocchi vengono raccolti in segmenti. Diciamo l'unità minima di lavoro è il segmento, questo per facilitare e anche per ridurre il numero di traffico. Quindi se io dovessi fare il controllo di un file, il file è diviso in segmenti, posso controllare se i segmenti sono cambiati, se il segmento è cambiato posso poi verificare se i blocchi sono cambiati, quali blocchi sono cambiati. Quindi i segmenti è una raccolta di blocchi, è una raccolta di puntatori blocchi. Ci sono altre proprietà che non vengono riportate che sono sulle statistiche. Ogni oggetto ha un seriale, in questo modo è possibile determinare immediatamente cosa è cambiato nell'oggetto e quindi la cache può essere risincronizzata. Nel caso dei blocchi ho un hash. Una volta che ho scoperto la cella e ho necessità di recuperare un oggetto, il client contatta il metadata server. Abbiamo quindi dei server che sono informativi di cella, abbiamo dei server che sono per i metadati e abbiamo dei server che sono per recuperare i dati. Attualmente la connessione verso i metadata server è una sola, mentre la connessione verso i blocchi di dati, per recuperare i blocchi di dati, può essere in parallelo. In futuro potrà essere parallelo anche la parte dei metadati, però per semplicità nostra, in questo momento l'interrogazione verso i metadati è fatta attraverso una singola connessione. Ai metadata server è possibile richiedere la subscription degli oggetti, quindi la notifica di tutti i cambiamenti che possono avvenire su un oggetto, che potrei avere nella cache. Nel caso della creazione di un nuovo bucket, questo avviene in una maniera leggermente diversa, c'è un sistema centralizzato più o meno che mi ritorna, questo è configurabile, mi ritorna qual è la cella in cui io dovrò andare a creare il bucket. Quindi c'è un sistema centrale che tiene la registrazione di tutti i bucket, in questo modo è facile determinare di chi sono i bucket, chi è il proprietario del bucket. Questo è un servizio centralizzato, ma la perdita del servizio centralizzato, che è comunque distribuito su più server, inibirebbe la creazione di bucket, ma non l'operazione all'interno di bucket, quindi la creazione di oggetti. Il caso del client, abbiamo detto che la cache è un elemento fondamentale, abbiamo due elementi di cache, una temporanea e una persistente. Nella temporanea abbiamo la lista dei server, quindi la priorità che viene ricostruita ogni 5-10 minuti per determinare qual è il server migliore, i token ottenuti che servono per l'identificazione dell'utente, i token sono molto simili al Kerberos token, e la lista degli elementi a cui ho richiesto le callback. Nella parte dei persistenti ho i metadati e i blocchi. Una volta che il client riparte, rivalida il contenuto della cache. Questo può anche, c'è anche l'opzione di poterla completamente evitare. Diciamo, le opzioni sono sostanzialmente tre. Nel caso del riavvio del riavvio del client, può essere rivalidata tutta o rivalidata singolarmente quando il dato viene richiesto da un processo. Quindi si può anche evitare di aspettare il completo rescanning della cache, ma più on demand. Quindi una volta che il client cerca di accedere al dato, si verifica se il dato in cache è ancora valido o no. La parte server è composta da tanti piccoli elementi, questo è un po' l'implementazione del concetto delle cellule, che possono essere sostituiti. Si possono identificare 7, adesso li contiamo, non mi ricordo più, servizi, abbiamo il metadata service, la parte di autenticazione, la parte dei token che genera il token di creazione di comunicazione, il resource locator, cioè quello che mi ritorna le informazioni di cella, quanti server sono, quali tipi di server ci sono, lo stato di carico dei server,
il callback per la sottoscrizione, il block service per recuperare i dati e il lock service. Tutti questi service possono essere installati su una singola macchina, perché sono differenti URL, o possono essere installati su differenti macchine. Quindi la scalabilità avviene attraverso il DNS, attraverso il resource locator, però può avvenire anche attraverso la separazione dei vari servizi. Per un piccolo ambiente posso installare tutto su una sola macchina, per ambienti più grandi piano piano crescene. Per poter distribuire ancora meglio, ogni servizio ha un suo backend e quindi posso installare il servizio di front-end di comunicazione su una singola macchina, ma posso dividere i servizi di back-end su più macchine o su differenti database, o altrimenti, sempre su una piccola installazione, su una singola macchina. Cosa abbiamo preferito fare? Invece di, tra virgolette, singole query molto complesse, tante piccole query atomiche, perché abbiamo identificato che molte operazioni hanno bisogno solo di un piccolo e ristretto quantità di informazioni e quindi avere più database posso operare in parallelo, posso avere momenti, transazioni più piccole e quindi avere meno deadlock. Il bucket. Il bucket è l'elemento che raccoglie tutti i dati. Il bucket ha delle proprietà, sono quattro liste sostanzialmente nel nostro sistema. Le proprietà generali, che dice la dimensione, il numero massimo di oggetti che si possono memorizzare. C'è anche l'idea di poter mettere un quality of service o comunque un massimo ratio di utilizzo, 1000 richieste al secondo piuttosto che altri elementi, o l'alta affidabilità che si richiede, standard, elevata, se deve essere compresso, le proprietà di accesso globali. Diciamo che nelle proprietà del bucket abbiamo i default delle proprietà. Normalmente il nome del bucket è un nome testuale, questo è sempre ripreso dall'S3. I tipi di bucket in questo momento sono sostanzialmente tre: il tipo file system, che ci permette di costruire un file system, un tipo logging, che ci permette di memorizzare tutte le operazioni fatte su un bucket di tipo file system, e ci sono dei bucket di tipo replica o shadow, in alcuni casi noi li chiamiamo shadow, cioè sono dei non accessibili direttamente al client, ma in cui vengono replicate tutte le informazioni. L'idea è per fare dei disaster recovery. Ogni utente potrebbe definire un proprio tipo di bucket. Gli oggetti. Come per i bucket, gli oggetti hanno differenti proprietà, quindi proprietà generali sulla dimensione dell'oggetto, numero di la dimensione del blocco utilizzato, il content type, l'MD5, e anche in questo caso si possono sovrascrivere le proprietà di bucket. Ci sono elementi specifici per le ACL e il famoso segment. Object type. Anche per gli oggetti, in questo momento sono stati definiti alcuni oggetti, alcuni tipi di oggetto, il tipo data, che è un po' l'equivalente del file, il tipo folder, che è l'equivalente del nostro directory, e abbiamo anche un tipo mount point. Mount point ci permette di costruire un file system illimitato, perché a livello di file system ci apparirà come una directory, ma in realtà è un puntamento a un altro bucket, cioè possiamo montare bucket in bucket, un po' come succede con i volumi. Noi possiamo montare volumi all'interno del file system. Quindi attraverso il mount point io scorrelo completamente, quindi la connessione che dicevo prima dei metadati è basata su bucket, quindi se ho più bucket montati all'interno avrò più connessioni se puntano a celle differenti e io posso montare su una cella differente, quindi anche le operazioni in questo momento diventano parallele e posso scalare. Ci sono poi del tipo link, come c'è nel normale file system. C'è un object speciale che è chiamato immutable, ed è, l'idea è principalmente per le immagini base per la virtualizzazione. Cioè, io spesso e volentieri, un po' come avviene anche in S3, io ho un'immagine base e la uso per far partire il sistema. Questa immagine
viene marcata e tutti i cambiamenti vengono registrati separatamente. Quindi occupo meno spazio e posso far partire velocemente molte macchine virtuali, perché non avviene la duplicazione, ma piano piano che la macchina scrive nuovi dati, li scriverà in un oggetto separato, ma mantenendo una parte di reference. Questo perché? Perché spesso e volentieri nella mia immagine 2 o 3 giga sono di sistema operativo, che sono binari che non cambiano. Quindi è inutile duplicare la parte dei binari. Ogni utente può creare un suo tipo di oggetto. Abbiamo considerato, per esempio, di costruire dei blog, cioè con la costruzione di oggetti puntati risulta molto facile creare dei blog con dei thread senza nessun limite di capienza. Questa è un'idea che una possibile utilizzo. Come dicevo, le property sono di vari tipi, sono oggetti separati, quindi possono essere memorizzati in database separati per mantenere le operazioni parallele, perché quando ho bisogno dell'ACL non ho bisogno della dimensione del file. Quando ho bisogno di aggiornare la statistica non ho bisogno dell'ACL. Principalmente noi utilizziamo solo chiave valore, quindi hash. Gli hash poi vengono serializzati e memorizzati nei database. Questo perché il backend può essere cambiato, sempre per l'idea che deve essere pluggabile, tutto può essere sostituito, preferiamo serializzare l'oggetto Python e memorizzare in un Redis piuttosto che in un SQL, piuttosto che un altro database, senza dover fare una trasformazione. Questo porta via tempo, ma risulta molto più flessibile, soprattutto per la sperimentazione di un nuovo database o di un nuovo backend, come noi lo chiamiamo. Quindi, tendenzialmente utilizziamo solo chiave valori per velocizzare la lettura dei dati, li serializziamo e li memorizziamo. Questo semplifica anche la scrittura dei driver verso i backend. Nel caso per la costruzione del file system ci siamo un po' rifatti al classico file system. In un bucket di tipo file system c'è un oggetto predefinito che è il root object, da cui si parte. Perché c'è necessità sempre di un'ancora. Questo avviene anche nella FS, avviene nei file system comuni. C'è sempre bisogno di un'ancora da cui partire e tutti gli oggetti piano piano sono linkati. Preferiamo utilizzare per tutte le liste, dove è possibile, uno storage NoSQL. Questo perché ci permette di mantenere le chiavi dei vari elementi in memoria e la parte valore sul disco, ma questo tipo di operazione è velocissima, quindi ridurre il consumo di memoria. Ad esempio possiamo storare 500 tera, mi sembra, in 24 giga di memoria, di metadati, perché parte di queste informazioni sono su disco, ma con un impatto abbastanza basso sulle performance. I segmenti sono sostanzialmente la posizione del blocco, quindi il segmento è posizione 1, posizione 2, quindi primo blocco da 0 a 16k se il blocco è da 16, secondo blocco da 16 a 32. Quindi per ogni posizione ho l'hash relativo. Non viene mai riportata la partenza e l'arrivo in byte. Questo deve essere sempre calcolato attraverso la dimensione del file e il segmento utilizzato, il block size utilizzato. Il block size può essere definito alla creazione e quindi può essere variato. Sfortunatamente bisogna sapere quale tipo di dato si sta per memorizzare, o meglio la dimensione del dato che si sta memorizzando. Stiamo pensando come poter variare, probabilmente introducendo delle proprietà per segmento, se è possibile variare la dimensione del blocco, quindi avere variazioni di blocco all'interno del file. Però questo complica parecchio i calcoli, in questo momento abbiamo un po' di altri problemi. I segmenti ovviamente sono n a seconda della dimensione del nostro oggetto. Perché ogni tanto parliamo di serial e qualche volta parliamo di hash? Tendenzialmente l'hash viene calcolato dal client. Il serial viene gestito dal server. Il serial è un po' una protezione che ha il server verso le operazioni del client. Perché è più facile mantenere un timestamp, un coordinamento e una sincronizzazione del tempo sul lato server che sul lato client.
Spesso e volentieri parliamo di serial, ma in realtà sono dei timestamp. Quindi quando il serial è sul lato server e il server utilizza questi serial anche per poter riordinare le operazioni e per invalidare altre operazioni. È possibile avere il versioning. Il versioning è fatto in una maniera abbastanza classica, cioè l'oggetto punta all'oggetto precedente. La cosa che abbiamo un po' invertito, un po' rifacendoci a quello che faceva il CVS, io tengo l'ultimo oggetto e le differenze degli oggetti precedenti. Quindi i segmenti, i blocchi cambiati, io non tengo i blocchi che ho cambiato da quello precedente, tengo l'attuale completo, questo è un effort minore nella duplicazione, e in quello precedente avrò solo i dati che sono cambiati tra i due. Quindi la ricostruzione purtroppo deve avvenire sequenzialmente, applicando le patch. Quindi io non ho uno stato completo precedente, ho la differenza sullo stato precedente. Questo per ridurre il tempo, l'effort di duplicazione quando creo un nuovo blocco, quando scrivo su un nuovo oggetto, quindi io devo creare un nuovo oggetto tutte le volte. Meno tempo di duplicazione e anche meno spazio occupato. Questo vuol dire che quando devo tornare indietro impiegherò di più. Questo, l'altra differenza, alcuni sistemi creano un nuovo ID, l'ID rimane sempre quello, viene creato un nuovo ID per l'oggetto precedente. Questo per facilitare un po' anche la rimozione. Protocolli utilizzati. Il DNS è il nostro protocollo preferito per il discovery, è abbastanza veloce, è largamente usato e non ci sono grossi problemi di implementazione. Le altre due interfacce sono la nostra dedicata e l'S3. Nel REST-FS, come anticipato, utilizziamo WebSocket per mantenere aperta la connessione, non ci sono grossi problemi con i firewall. E si sta, diciamo, velocemente stabilizzando anche l'implementazione. Per il trasferimento dei dati, essendo chiave valore, siamo orientati a un JSON, perché la trasformazione di un chiave valore in JSON è quasi immediata. Quindi conversioni tra il JSON e la lista risulta veloce e automatica. Il JSON, oltre, è facilmente implementabile in tutti gli altri linguaggi. Quindi cerchiamo di evitare la trasmissione di elementi complessi, cerchiamo di inviare solamente elementi base. Questo permetterà, se qualcuno vuole, di creare il proprio client in Ruby piuttosto che in Java, piuttosto che in C. In questo momento, ma questo è ancora in forte discussione, trasferire i caratteri non è proprio l'ideale per trasferire dei file binari. L'encoding che stiamo utilizzando in questo momento è il BSON, che è lo storage engine usato dal MongoDB. Ci sono altre alternative, ci stiamo pensando, come stiamo pensando se utilizzare altri metodi di trasmissione più semplici, più customizzabili. Adesso ci sono Lavro, ci sono parecchi nuove tecnologie per la definizione di agnostica della trasmissione e la definizione del messaggio. In questo momento ci sembra la cosa migliore utilizzare JSON. Siccome tutti questi elementi sono pluggabili, cambiare il modo di encryption o il modo di trasmissione risulta il cambiamento di una semplice classe, quindi la sperimentazione di un nuovo metodo risulta alquanto facile. Il protocollo ha necessità, lavora su una chiave che è il bucket e l'object ID, quindi ha la necessità di esprimere sempre il bucket e l'object ID e il tipo di operazione. Nel lato client si cerca di pacchettizzare l'operazione, cioè raccogliere i blocchi che si stanno modificando per segmenti, anche per facilitare da parte del server la scrittura degli elementi. Come dicevo, la trasmissione e la comunicazione parallela per la parte dei blocchi, in questo momento è singola per la parte dei dati. Questo già mostra alcuni limiti quando
attualmente utilizziamo il Fuse, siamo in un sistema Unix multiprocesso, multiprocessore, il single channel sui metadati è spesso e volentieri un collo di bottiglia. Sarebbe la necessità di allocare più canali, però questo introduce dei deadlock e anche altri problemi, soprattutto sul come sharare il token, perché il token può essere basato su macchina o basato su utente. Nel caso di basato su macchina, la parte server non riesce a identificare su quale processo viene fatto quale processo fa l'operazione. Quindi dovremmo estendere il protocollo introducendo un concetto o riutilizzare l'UID inserendo il processo. In questo modo il server è in grado di intuire su che processo sta il processo che sta lavorando e quindi escludere lavorare sui logs. Tendenzialmente non usiamo i logs, c'è l'implementazione che stiamo terminando, quindi come succede per l'S3, l'ultimo che scrive vince. I logs in questo momento sono praticamente pronti, lavoriamo in OP-Logs, l'idea è quella di ottenere un token time-base e rinnovarlo. Il token viene inviato al block server, in questo modo il block server convalida l'operazione di scrittura. Non abbiamo ancora definito se fidarci o non fidarci del client. Molte operazioni ci fidiamo del client, altre operazioni non ci fidiamo del client. L'idea di base è ottengo un token dal metadata, il token ha un expiration time, ha un tempo di termine, che viene verificato dal block server, perché noi dobbiamo immaginare che il metadata e il block server sono due sistemi completamente diversi e cerchiamo di farli parlare tra loro il meno possibile. Quindi una volta che il block data server, quello che scrive i dati, riceve i dati da scrivere e il token verifica se è ancora valido. Se è ancora valido scrive, vuol dire che quel lock lì è valido e non deve interrogare il lock manager. Stiamo anche guardando altre soluzioni di distributed locking, però risultano alquanto complicate. I conflitti nel caso del locking vengono risolti attraverso l'ordering, attraverso il serial, i vari serial che vengono generati. Questo è un po' l'attuale. Il distributed locking è su una cosa su cui appunto stiamo investigando e su una nuova area in cui stiamo investendo. Caching, per essere veloci, è vero che non abbiamo una struttura particolarmente efficiente, però cerchiamo di velocizzare il più possibile, per questo abbiamo usato la posizione, perché è un intero, invece di avere un byte range. Cerchiamo di pacchettizzare, quindi non duplicare bucket, object ID, segment ID, cerchiamo di utilizzarlo una volta sola e poi mettere tutte le posizioni necessarie. Cerchiamo di ridurre la trasmissione, abbiamo detto, con il publish subscribe e di avere vari livelli di caching, quindi il client caching, il server caching attraverso un memcache distribuito. Una volta che io ho letto i dati dai backend, abbiamo detto i backend sono uno per ogni tipo di servizio, e all'interno dei dati memorizzati nel servizio si potrebbe ulteriormente splittare per tipologia. Quindi non solo ho backend differenti per servizio, ma lo stesso backend potrebbe essere distribuito su più server attraverso una segmentazione dei valori della tipologia. Questi dati una volta letti dai server vengono messi in una memcache per ridurre comunque l'accesso ai server. Quindi client, server e distribuzione. Attraverso principalmente Redis, però l'idea che stiamo cercando di ereditare da Redis è poter fare delle operazioni attraverso dei pattern matching per velocizzare anche il discovery degli elementi. Il block storage. Attualmente il block storage principale è basato su un DHT, su Cadmelia, che non è il migliore sistema, migliore DSA, distributed caching, distributed hash. Stiamo valutando altri sistemi, magari bidimensionali. L'idea comunque è utilizziamo Zero One Queue sulla trasmissione interna dei dati, perché è efficiente ed è asincrono e event-based.
La determinazione del nodo e della mappatura avviene attraverso le classiche regole del CADMEGLIA. Ogni elemento che riceve il dato poi lo duplica sui nodi vicini. Questo è, diciamo, un sistema abbastanza classico. Anche in questo caso abbiamo una piccola cache dei dati sul lato di front-end, dei blocchi che sono stati recentemente gestiti. Non abbiamo ancora dei coordinamenti di bilanciamento da parte del client per dare delle preferenze. Quindi stiamo cercando di trovare il modo di applicare degli hash sul flusso di dati per determinare dove sono stati richiesti recentemente quei dati per poter avere un hit ratio alto della cache. Però non abbiamo ancora in questo momento trovato una soluzione. Il codice è diviso in quattro elementi principali: la parte di protocolli frontali, quindi le classi che gestiscono la comunicazione, i servizi che racchiudono l'interfaccia verso i client, le operazioni di interfaccia, i manager che splittano le operazioni in vari elementi e quindi che comunicano poi verso i database, e i driver di lettura e scrittura verso i vari database. Quindi un'operazione di lettura passa sicuramente da un service, questa verrà spezzata nel caso che sia necessario il locking attraverso un manager di lock manager, attraverso un metadata manager e via dicendo. Quindi viene spezzettato. Ogni elemento può essere sostituito. Nel codice spesso e volentieri le interfacce sono sovrabbondanti, cioè ci sono elementi che noi attualmente non utilizziamo, ma immaginiamo se qualcuno vuole sostituire con un altro sistema, la può sostituire. Oggi principalmente come metadata utilizziamo il Redis, prevalentemente per le performance, è in grado di gestire 60.000 transazioni per 50.000 client al secondo, quindi letture e scritture molto veloci. Questo ridurrebbe le necessità di cache. Cosa utilizziamo? Python, message format RPC, encoding BSON principalmente. Internamente l'interfaccia è praticamente basata completamente su Tornado Web, che ci dà il WebSocket gratis. Gli hash si possono decidere vari formati, l'MD5 per l'oggetto completo, gli SSH per i blocchi. Non stiamo utilizzando, si può sostituire con la S configurabile, la S costa un po' di più in calcolo. Cosa può essere usato? Beh, come home directory degli utenti, come sostituzione di Dropbox o creare delle applicazioni dedicate, come back-end per le macchine virtuali. Potrebbe essere utilizzato anche come CDN o come disaster recovery. Sostanzialmente l'ho già detto. In questi ultimi minuti facciamo vedere un attimino come sono i dati veramente all'interno e come funziona alcuni. Come abbiamo detto, il nostro file system espone un'interfaccia S3 compatibile e quindi per questa piccola dimostrazione abbiamo usato un client CyberDuck che espone le chiamate. Ho già creato un bucket chiamato Python 2013 dentro il quale possiamo spostare i nostri file senza problemi. Come abbiamo detto, la trasmissione dei dati dei file avviene per trasmissione, quindi se io riprovo a copiare lo stesso file, l'operazione è nettamente più veloce, quasi istantanea, perché controlla solo l'hash di ogni singolo blocco e quindi non viene riscritta. Questo anche quando io provo a prendo un file
e ne modifico una piccola parte con lo stesso nome e lo ricarico, solo quegli ultimi dati che sono cambiati verranno ritrasmessi. Questo è un file di 5.5 MB. Abbiamo lo stesso file con aggiunte delle linee in più in coda, ritrasmettendolo verranno riscritti solo la differenza rispetto al file originale. Adesso posso mostrare invece il nostro client a linea di comando. Abbiamo un debug che chiama le nostre funzioni. E per esempio possiamo avere una lista degli oggetti che sono contenuti. Abbiamo un help che ci fa vedere le varie chiamate e i parametri in ingresso per le stesse. Ad esempio l'operazione getObjectList, dove inseriamo il nome del bucket e i parametri in ingresso, che sono l'object id, che è l'object id. E quindi, come si vede, usiamo JSON RPC, vediamo la chiamata JSON con i parametri che è l'ingresso e il metodo che viene realmente chiamato, getObjectList. Abbiamo quindi poi l'ultima riga, questa qua evidenziata, i file che sono presenti nel bucket, che possiamo vedere sono gli stessi che ci dà CyberDuck. Un'altra operazione che voglio mostrare ora è il get properties per l'oggetto di tipo root. Per l'oggetto di tipo root abbiamo differenti properties, come abbiamo detto prima, e in questo caso vogliamo sapere le proprietà dell'oggetto, della proprietà oggetto. Come abbiamo spiegato prima, queste sono tutte le proprietà dell'oggetto, in cui abbiamo l'ID, per esempio, l'object type, la data di creazione, la data di modifica, il block size che è 16k, il content type, il segment size, che sono tutti parametri modificabili. In questo caso sono 0 perché non è un tipo file, ma è un tipo... Il size, sì. Un tipo... Però abbiamo il segment size, che sono tutti gli oggetti che poi conterrà il bucket, avranno la dimensione del segment di 512 blocchi. Ogni blocco è di 16k. Sì, come l'unica cosa che possiamo, tutto avviene attraverso JSON in questo momento, quindi è facilmente immagazzinabile. Ah, tutte queste operazioni, come abbiamo detto, sono salvate in un Redis. Quindi nel Redis abbiamo tutti i nostri oggetti salvati, dove il nome è composto dal nome del bucket più l'ID dell'oggetto. L'oggetto root avrà il punto root, invece gli altri sono i nostri file. Come vediamo abbiamo un segment 0 che è diviso, dove avremo dentro tutti i dati veri e propri, l'oggetto che è simile a quello che abbiamo fatto vedere prima per il bucket, abbiamo le ACL come ho detto prima, e un altro segment per la trasmissione e la coerenza con la cache. Sì, in questo momento adesso in sviluppo abbiamo rimosso, abbiamo due segmenti, due liste, una che riporta gli hash e una che riporta il vero ID all'interno dello storage. La lista degli ID di storage è stata, nella prossima release verrà rimossa e verrà inclusa all'interno dello storage manager, quindi nella chiamata verso lo storage manager io avrò il bucket, l'object ID e la posizione. Questo mi permetterà di determinare
qual è il vero object ID all'interno dello storage. Perché lo storage, sempre nell'idea di che tutto sia sostituibile, configurabile, gestirà in autonomia la creazione degli ID e quindi anche il modo, il calcolo di ricalcolare o recuperare il valore dell'ID di storage. I blocchi nello storage, abbiamo due backend, uno basato su file system semplice e uno basato su distributed hash. Nel caso dell'ID su file system sono dei blocchi che vengono riutilizzati e stiamo anche facendo alcuni esperimenti per il deduplication, cioè la possibilità di trovare elementi comuni nei vari file e salvarli una volta sola. Però questo è uno degli n sviluppi. Anche per questo motivo abbiamo spostato la creazione degli ID e alcune operazioni che erano all'interno del metadata nello storage server. Abbiamo ancora del tempo per delle domande, volendo, se ci sono domande. Parlando di configurazione, sì. Devo usare un microfono? No, la domanda, purtroppo solamente un microfono. In termini di configurazione, specificamente dimensione dei blocchi, livelli di replicazione, a che granularità la posso fare? Il bucket, il singolo oggetto, la cella? Allora, in questo momento a livello di bucket. A livello di bucket la replicazione, a livello di oggetto il segment size. Segment size e block size. La replicazione sul singolo oggetto, in questo momento abbiamo abbandonato l'idea perché è troppo complicata. Sul segment side invece stiamo cercando di pensare come avere blocchi di dimensione differenti all'interno dello stesso oggetto, perché se io scrivo poco, perché noi stiamo lavorando in quel modo lì. O altrimenti una cosa che siamo partiti con l'idea di non fare, ma dobbiamo fare qualche test per capire anche cosa incide, fare delle trasmissioni di mezzo blocco, cioè dire sto trasmettendo il blocco posizione 1 però trasmetto solo 300 byte e quindi a livello server, che è sicuramente più veloce, tiro sul blocco e sovrascrivo i primi 300 byte. Quindi a livello di server scrivere sempre a blocchi, ma la trasmissione a livello di rete trasferire a byte. Però è una cosa che, questo vuol dire che devo aggiungere un extra parametro per dare la dimensione. Sì, in questo momento l'unica cosa di blocco incompleto è l'ultimo blocco, perché il moltiplicatore dei 16k o 8k che io voglio in questo momento voglio utilizzare sicuramente non coinciderà mai con la dimensione, come succede oggi sul file system, lo stesso problema che abbiamo sui file system. L'interfaccia, stiamo capendo sempre più perché molte soluzioni nell'AFS sono byte range oriented, piuttosto che block oriented. Noi stiamo cercando di mettere le funzionalità di un file system orientato, di un file oriented con un block oriented, cercando di prendere il meglio dei due mondi. Il problema della replica è sulla consistenza e vabbè, questo è un po' un bagno di sangue. Ci sono altre domande?